Lei ha detto di aver firmato pure, quindi lei è a favore di questo referendum. Mi può dire un paio di ragioni importanti per quale motivo appunto il Veneto dovrebbe essere indipendente? Beh, gliene potrei dire una. La principale, che è quella che questo movimento non nasce dalla segreteria di partito, nasce dal popolo e proprio per questo motivo il popolo va rispettato. Non capisco per quale motivo, se il popolo indica una direzione, noi dobbiamo guardare dall'altra parte. Qual è il suo rapporto con Roma, con la capitale? Ma io ho un rapporto che è di contenzioso quotidiano. A volte riesco a portare a casa, altre volte no. Ma poi mi arrabbio, visto e considerato che so che ho gli alluvionati di questo inverno dell'alluvione con oltre 300 comuni avrebbero bisogno di 500 milioni di euro, poi leggo che si danno 450 milioni di euro per il Salva Roma e sembra che qualcosa non funzioni, quindi. E i veneti come la vedono questa capitale? I veneti molto male, molto male, e infatti il fatto di trascurare questo sentimento a livello veneto, di non pensare che i veneti comunque sono persone che conoscono il mondo, hanno internazionalizzato le loro imprese, hanno rapporti con il mondo intero, e fanno capire che l'ufficio complicazioni e affari semplici non ci va bene. Se dovesse nascere questa nuova, non lo so, Repubblica, questo nuovo Stato, cioè, come io me lo devo immaginare, che cosa sarebbe alla fin fine? Ma guardi, io non sono l'ideologo dell'indipendenza, non sono neanche il fautore di questo processo. Mi trovo ad essere il governatore in un momento nel quale il popolo ci chiede questo. Credo che l'indipendenza sia assolutamente un bel progetto sul quale bisogna ragionarci, bisogna farlo con serietà, in modo tale anche che il confronto giuridico sia democratico e pacifico. Quindi anche sotto il profilo economico, diciamo, il Veneto guarda più verso la Mitteleuropa. Ma c'è già di fatto in Mitteleuropa, c'è già con i rapporti commerciali, con i rapporti in generale, anche identitariamente Mitteleuropeo, no? Noi avevamo il catasto austriaco, tanto per dire, e di una Repubblica Veneta che ci ha portato un sacco di cultura in questo senso. Direi che è fondamentale e vedere questi progetti non come la volontà di essere ancora più egoisti, ma la volontà anche di fare in modo che il tuo popolo abbia risposte ai quesiti che ti dà. Lei l'ha anche menzionato prima, è il presidente della, come diciamo noi, Euroregio, quindi nel momento in cui il Veneto diventa uno Stato indipendente, come sarebbe poi il rapporto con la Carinzia, per esempio, con l'Austria? Innanzitutto bisognerebbe vedere se ci sarà ancora l'Euroregio o l'Euroregio. E io penso che non cambi proprio nulla, nel senso che i rapporti sono sempre quelli. E cos'è accaduto quando è nata la Slovenia? Nulla, nel senso che abbiamo continuato a avere i rapporti con la Slovenia, quindi cioè sono più problemi che si pongono quelli che sono contro di noi che quelli che sono a favore di noi. Il Presidente, questa consultazione che è iniziato domenica aiuta per, diciamo, per arrivare al referendum? Beh, non basta, ma aiuta, visto e considerato che è il popolo che si esprime, è il popolo che porta avanti questa idea, che non c'entra nulla con le segreterie di partito, e noi nel frattempo abbiamo una proposta di legge in discussione in Consiglio regionale sul quale dobbiamo ragionare. Alla fine esiste la possibilità che Veneto diventa indipendente? Si parla di questa indipendenza da molti anni. La possibilità parte da alcuni presupposti. Il primo, che bisogna avere una legge che indica il referendum. Il secondo, fare il referendum e che sia votato dal 50% più uno dei cittadini. Il terzo aspetto, ma che è quello fondamentale, che qualcuno non ti impedisca di fare il referendum. Perché in questo periodo avete scelto di fare questo questionario? Non è una questione di periodo, è una questione di comunicazione. A voi è arrivata la notizia in questo periodo, a noi è da anni che se ne parla.